Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io e Gabriele abbiamo già sistemato il nostro letto, il letto mio di Maurizio di Pia. Ho tirato su anche questa coperta perché stanotte faceva veramente freddo, tanto era piegata così e quindi questa parte qua, la parte che è rimasta diciamo pulita. E così almeno, vabbè, tanto poi ci vanno sopra i cani. Diciamo che questa la mettiamo sempre per ultima, proprio perché poi ci vanno sopra i cani e almeno è sempre la loro. E sotto adesso poi devo andare anche di corsa a lavare uno dei piumoni che abbiamo di sotto. E appena avrò la macchina andremo assieme perché non è, i piumoni sono tutti da portare a lavare, non ne abbiamo puliti perché nella mia lavatrice, nonostante sia grande, non ci sta e quindi devo andare per forza. Adesso vi faccio vedere un altro calendario dell'avvento che abbiamo preso ad aprire e poi mi metto di nuovo a stirare un po' anche stamattina. Un calendario dell'avvento. Allora, un altro calendario dell'avvento che ho preso sempre su Amazon è questo qui. Vi lascerò il link sotto in descrizione se per caso vi interessa. Questo qui l'ho trovato carino perché all'interno ci sono. L'hai aperto tu lì? Ci sono delle decorazioni da appendere all'albero, piccoline, perché ovviamente guardate come sono le caselline, non è che è profondo, però ecco le caselline sono piccoline. E allora l'ho trovata una cosa carina per andare a addobbare un po' di più l'albero quest'anno e intanto aprire un calendario dell'avvento. E ne devono arrivare ancora due. E poi quest'anno il calendario dell'avvento per i bambini non lo faccio io, ma il nostro regalo di Natale, praticamente mio e di Maurizio, sarà il calendario dell'avvento per ognuno di loro. Ne ho già trovati. E siccome i bambini ogni tanto sbirciano i video, non ve li farò vedere, ma li vedrete poi a partire dal 1° di dicembre. E non vi ho fatto vedere neanche quello ancora che ho preso a Maurizio, ma che poi in realtà ho scoperto che forse non è completamente da maschio, quindi adesso devo ancora capire bene come muovermi. Può darsi che quello lì diventerà per Giorgia, adesso cerco di studiare bene, di capire meglio. Niente, quindi ci saranno anche i loro calendari dell'avvento che saranno diversi perché ovviamente no, ognuno ha delle sue preferenze, ecco, quindi i calendari dell'avvento saranno tutti diversi e poi vediamo se Babbo Natale gli porterà un regalo, ma sicuramente sì perché sono stati bravi, quindi ci sarà poi il regalo di Babbo Natale. Ovviamente noi quest'anno non possiamo fare grandi cose perché come sapete abbiamo appena cambiato la macchina, abbiamo fatto lavori in casa, abbiamo comprato mobili e quindi purtroppo come no che poi le apri come famiglie normali, quindi non persone dobbiamo bilanciare le cose. Di conseguenza se si fa una cosa, non dico che non si può fare un'altra, però capite che poi in realtà non tanto, però fare un calendario dell'avvento io da zero per ognuno di loro comporta più soldi di quello che invece è comprarglielo già fatto con delle cosine dentro. Quindi adesso niente, io vado a prepararmi così almeno stiro di nuovo. E boh, questo qui però è molto carino e non vedo l'ora di aprirlo. Qui lo smalto è ancora qua, non riesco a mandarli via, io non lo so. E volevo aspettare ad andare a fare le unghie perché si sono rovinate un po' con gel, quindi forse le andrò a fare per Natale. Vediamo se è a posto la ragazza da cui vanno. E però non credo prima, non lo so perché ho paura che si sono già rovinate tanto. Non lo so.
Penso che adesso volevo andare a fare solamente la manicure, veramente. Magari mettere dei rinforza unghie per vedere se riesco a risollevarle un po' perché si sono rovinate tanto. E boh, basta. Quindi vado a stirare. E mentre sono giù che sto sistemando le stanze, volevo anche parlarvi di una collaborazione che mi è arrivata, che ho accettato con infinito piacere perché come vedrete sono dei prodotti utili per l'organizzazione sia della camera dei ragazzi che anche per Gabriele, per portare a scuola il tablet, visto che comunque adesso lo stanno usando tantissimo, e appunto per avere tutto organizzato e tutto assieme. L'azienda è New Yes, vi lascerò tutti i link sotto in descrizione, anche per arrivare direttamente al sito su Amazon. Uno è un organizzatore, un portapenne blu, come vedete. Adesso vado a montare questo portapenne praticamente, e poi ve lo faccio vedere. Allora, è bellissimo, mi piace un sacco. Come potete vedere, qui ci sono le istruzioni per anche assemblarlo. Ve le faccio vedere. E questo qui è come è all'inizio. Poi qui ci sono le istruzioni per assemblarlo e qui in fondo, nell'ultima riga, dice come puoi metterlo. Quindi, come l'avevo messo io, perciò con questo portapenne e questi due porta, possono essere porta graffette o quello che si vuole, oppure questi due messi così uno sopra l'altro, e poi questa tavoletta grafica che è come un, adesso poi la andiamo a provare anche assieme, come una specie di lavagnetta, block notes, quello che volete, oppure si può anche, appunto, qua fa vedere, si possono anche levare questi due piccini e eventualmente, se uno vuole mettere anche questo in questo verso, oppure, come pensavo di fare io, mettere questi piccolini da una parte e dall'altra, così Gabriele e Manuel ne hanno uno per uno e ci possono andare a mettere quello che vogliono e lasciare la tavoletta, diciamo così, il blocco per gli appunti, così in modo che poi lo metto centrale e lo possano usare tutte e due. Vi faccio vedere che ne ho messo uno da una parte e uno dall'altra, quindi diciamo che è anche bello perché si può giocare e si può anche decidere come metterli. Eventualmente fanno vedere anche che si possono questi mettere così di fianco e praticamente mettere così la tavoletta, il portapenne dietro e queste cose qua. Io puntavo a metterli lì da loro perché così almeno ne hanno uno per uno, magari qui. Perché poi questa qua, adesso questa pianta la sposterò di posto e volevo metterglielo così centrale in modo che potessero arrivarci tutte e due
senza problemi, proprio centrale. La piantina la andrò a mettere da questa parte qui, dove sta Gabriele, cioè dalla parte di Gabriele. Adesso vi faccio vedere, così almeno anche più vicino alla finestra prende più luce, invece farsi lì centrale ne prendeva un po' troppo poca. Vi parto indietro, almeno vedete tutto. E appunto il portapenne lo metterei lì. Ma adesso torniamo vicini, così proviamo questa tavoletta che non so assolutamente come funziona. Ah, basta, scusate, basta proprio solo scriverci sopra e poi. In teoria schiacciando questo pulsante dovrebbe cancellarsi. Non si sta cancellando bene niente. Ah, perché è bloccato. Ecco, guardate che benissimo, anche per segnarsi magari le cose da fare, e poi schiacciando si cancella, tipo, non so, pulire le camere. Poi uno lo fa, fa così, fa tutte le cose che deve fare, poi quando ha finito cancella. Pratico anche da ufficio, molto carino. Non so loro se. Oh no, aspettate, è partito il pennino. Non so loro se ci devono scrivere, ci vogliono scrivere sopra qualche cosa, però è veramente molto molto carino. E poi scompare assolutamente. È un po' buio, ma spero che vediate. Comunque mi sembra molto molto carino anche da mettere in ufficio. Questo qui si può tenere appunto qua, uno scrive magari le cose che deve fare durante la mattinata e poi quando ha finito schiaccia il pulsante e cancella. Comunque nella scatola della tavoletta grafica c'è un libretto di istruzioni. Ecco, se io l'avessi letto avrei visto che c'era scritto qui che era la chiave di chiusura per il pulsante. Molto molto carino, e ho accettato questa collaborazione intanto perché era una cosa utile per i ragazzi da mettere appunto qui sulle loro scrivanie. Lo so che come colore della camera non è che ci prende tanto, ma a me è piaciuto tantissimo. E poi perché appunto così possono organizzare, tenere magari lì penne e matite che magari gli servono mentre studiano, mentre fanno i compiti, graffette e qualsiasi altra cosa che possa essere utile, diciamo, su una scrivania mentre fanno i compiti. Quindi, ah, e poi anche perché ha un prezzo veramente, veramente abbordabile e veramente, cioè, accessibile a tutti. E voglio dire, comunque una cosa molto bella e funzionale. Poi invece mi hanno sempre chiesto loro di provare questi due prodotti e ho accettato per questi motivi che vi ho appena detto. Ho questo prodotto qui, poi c'è questo qui. Adesso lo apro e vi faccio vedere. Ah, da questa parte l'avevamo già aperto per vedere un attimino. Vi tiro un pochettino indietro. Ok, anche questo qui l'ho trovato una cosa molto utile. Nel mio caso l'ho scelta, come vi dicevo, per Gabriele, visto che adesso a scuola porta spesso il tablet e porta anche il cellulare per farsi hotspot. E quindi cercavo, stavo giusto pensando di prendergli un portatablet per fare avanti e indietro, perché comunque ci sono delle volte che lo deve portare, magari anche la cartellina, quindi gli serve o la tastiera, e quindi ha bisogno di qualche cosa di pratico. Abbiamo una cartellina dove lo inseriva, però era messo solamente così e ho paura che sballonzolando magari si rompe.
Quindi quando mi hanno chiesto questa collaborazione di questo prodotto, sono stata felicissima e ho accettato. È appunto un porta documenti, porta tablet, adesso è in pelle e aprendolo si presenta così, naturalmente l'ho aperto. Si presenta così. Qui c'è, vi faccio vedere. Questo fermafogli che io è rigido qua, c'è il cartoncino sotto. L'ho trovato molto utile perché Gabriele così può mettere dei fogli e può usarlo anche per prendere appunti mentre il tablet è in piedi davanti a lui sul banco e qua può prendere degli appunti magari veloci. Qui c'è la tasca dove può inserire appunto il tablet. Qui invece la tasca dove io ho pensato che puoi inserire il cellulare, qua sinceramente in queste due tasche non lo so, e anche neanche in queste, però comunque sicuramente qualche cosa da metterci lo troverà perché poi a scuola stanno usando tante cose, e magari non lo so. E qui invece c'è l'elastico per agganciarci le penne, quindi anche avere una penna. Di fianco ai fogli dove magari deve prendere degli appunti veloci mi è sembrato ottimo. È molto resistente, anche sentendola così è rigida, quindi il tablet è sicuramente al sicuro qua dentro. E niente, a me è piaciuta, l'ho presa nera, si può scegliere o nera o marrone, mentre invece il portapenne è solo blu. Però mi è piaciuto tantissimo perché appunto io ho pensato a questa cosa pensando appunto a Gabriele, al fatto che deve trasportare il tablet, ma va bene anche se anche ho visto una ragazza che l'ha usato anche per tenere aggiornati magari, sì, come sapete che io partecipo ai concorsi, quindi magari concorsi attivi, scontrini. Con una calcolatrice che può sempre servire, quindi è versatile, può anche usarlo una persona né che va a scuola e deve trasportare un tablet, né una persona che magari lavora in ufficio, va a conferenze e quindi magari appunto deve trasportare tablet o comunque magari prendere appunti durante una conferenza. Quindi secondo me si può usare in tantissimi modi. Anche questo qui ha un prezzo accessibile a tutti, in più c'è un coupon attivo di 6 euro che si può scalare dal prezzo, quindi veramente una cosa molto molto interessante e anche molto carino esternamente. Ve ne sto parlando così, sapete che sono sincera con voi, perché veramente mi piacciono questi prodotti e sono stata felice che mi hanno contattato per provarli. Io, come vi ho già detto prima, vi lascio il link in descrizione. Possono essere anche degli regali, dei pensierini, visto che comunque ci stiamo avvicinando alle feste di Natale, per una persona che magari lavora in ufficio, oppure per un ragazzo, per la sua scrivania. Cioè, secondo me sono cose molto carine ed è per quello che ho accettato la collaborazione. Ringrazio ancora l'agenzia, l'azienda New Yes per questa opportunità di provare i loro prodotti. E niente, vi lascio il link sotto e adesso vado avanti a pulire le camere. E mentre io stendevo, Gabriele iniziava a sbirciare il suo nuovo portatablet, è andato a vedere se ci stava il telefono e era contento anche lui perché comunque era una cosa che gli serviva.
Eccoci allora di cena. Sto preparando delle fettine al limone con il cavolfiore. Il cavolfiore lo faccio cuocere a vapore come faccio sempre, invece le fettine al limone le ho fatte scongelare che le avevo nel freezer. Adesso le vado a passare nella farina e le metto lì da parte. E poi, mano a mano che procedo con la preparazione, mi faccio vedere. Quindi, dopo averle impanate, cioè averle passate nella farina tutte, io ho preso questa padellona gigante, ho messo un pezzetto di burro e vado a far cuocere le fettine. Siccome sono molto sottili, fanno veloci. Giro da una parte, giro dall'altra e sono pronte. Ogni volta che levo delle fettine e ne metto delle altre, vado a mettere di nuovo un pezzo di burro. E niente, io faccio così. Qua ce ne sono già 4 pronte e lì sì, c'è la cucina sporca che dopo puliamo, cioè pulisco. E stavo pensando magari di tenervi con me se le puliamo assieme. E niente, quindi adesso finisco di far cuocere le fettine, le faccio cuocere tutte così e poi vi faccio vedere il prossimo passaggio. Intanto qui sono andata a preparare la pentola per mettere a cuocere il cavolfiore a vapore. Allora, poi sono con su Alex. Non le puoi dire perché io sto facendo il video. Allora, c'è Alex, su Alexa c'è Luisa con la mamma e Luca. E intanto io sto spremendo i limoni. Non trovo lo spremi agrumi, quindi li sto spremendo a mano. E ne vado a spremere ancora uno per fare poi quella salsina, che dopo vi faccio vedere. E niente, quindi spremo l'ultimo limone e poi andiamo a prepararlo. In un pentolino con il fuoco acceso sotto vado a versare il succo del limone. Siccome non avevo lo spremiagrumi, l'ho versato e poi sono andata a levare i semini perché dentro la tazzina non riuscivo a vederli. Quindi facciamo questo passaggio. Poi aspettiamo che si scalda un pochettino e poi andiamo a mettere un cucchiaio di farina. Io ho sbagliato, ne ho messi due, ne mettete solamente uno e poi iniziate a mescolare e aspettate, perché la crema deve rimanere un po' più morbida di quello che poi vedete che rimane a me. Infatti io poi in un secondo momento sono dovuta andare ad aggiungere ancora un po' di succo di limone in modo da renderla un po' più morbida. Comunque è piaciuta a tutti quanti. Dopo cena sono andata a fare la lavastoviglie e poi prima di andare a dormire mi sono preparata una tisana. Io spero che questo vlogging vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando andate a dare un'occhiata anche agli altri canali che sono in collaborazione con me, trovate il link qui sotto. Ciao!